cosa serve il cinema? A divertire. Beh, allora i Pirati dei Caraibi, guidati dall'irresistibile Jack Sparrow, alias Johnny Depp, assolvono in pieno il loro compito, catturando l'attenzione dello spettatore dal primo all'ultimo minuto senza sosta. C'è di tutto nella maledizione del forziere fantasma. Il Kraken, Davy Jones, l'olandese volante e la sua ciurma maledetta. Gli arrembaggi, gli inseguimenti, i duelli, una maga e rum in grande quantità. We're looking for this, the chest of Davy Jones. Insomma, puro cinema di avventura. E dopo 2 ore e mezza di imprese pirotecniche si esce dalla sala a sazi come alla fine di un banchetto luculliano. Naturalmente a base di pesce. Summon the Kraken! Torna il quartetto di Clerks, il piccolo cult movie di 12 anni fa diretto da Kevin Smith. Questa volta i due commessi lavorano in un fast food diretto però dall'affascinante Rosario Dawson. E fuori dal locale ci sono ancora Silent Bob e Jay che spacciano erba. E ce ne sarebbero altri della nostra classe qui da voi. Demenziale, trucido, politicamente scorrettissimo, Clerks 2 ha il solo difetto di dilungarsi un po', ma rispetta lo spirito dell'originale, confezionato con gag e dialoghi memorabili. Non puoi avere una ragazza, amico. Sono troppo strano e triste. Un anello per domarli. Il mondo è cambiato, ma i commessi di Kevin Smith continuano a credere nei loro valori fondamentali. Droga, sesso e fumetto. Non posso non guardare. Clerks 2. Non sono né medico né avvocato. La mia specializzazione è rompere le scatole e ricevere insulti. Thank you for smoking. Nick Naylor svolge uno dei lavori più infami, forse, negli Stati Uniti. È il portavoce della lobby del tabacco, ma lui lo svolge con entusiasmo e con abilità. Una commedia politicamente scorretta. Abbiamo deciso di chiamarci Squadra MDM, Mercanti di Morte. Ruota intorno alla sua figura questa straordinaria commedia, una satira sull'isteria e l'idiosincrasia per le sigarette. Tuttavia non prende posizione a favore dell'uno o dell'altro schieramento. Noi non vendiamo le Tic Tac, vendiamo sigarette, sono gagliarde, disponibili e danno assuefazione. Il lavoro è quasi già fatto. All'uscita dal cinema, fumare continuerà a farci male, ma almeno ci saremmo fatti delle sane risate. Che succede quando hai torto? Il bello delle discussioni è che quando sei bravo a discutere non hai mai torto. Arrivederci alla prossima settimana con Top and Flop. E buona visione a tutti.